Visto il periodo che stiamo trascorrendo, vediamo cosa ne sanno del coronavirus questi due cervelloni qua. Cosa mi sai dire del coronavirus? I coronavirus sono un genere di virus a RNA che fanno parte della sottofamiglia Orthocoronavirinae, della famiglia Coronaviridae, del sottordine Coronidovirinae, dell'ordine Nidovirales. Si tratta di virus dotati di pericapside con un genoma a filamento singolo a senso positivo e con un nucleocapside di simmetria elicoidale. Parlami del coronavirus. Non posso valutare le tue condizioni di salute, ma posso darti informazioni generali sul coronavirus da pazienti.it. Ecco quindi la descrizione del coronavirus. I coronavirus sono una grande famiglia di virus, il cui nome deriva dal fatto che sulla loro superficie sono presenti svariate punte che formano una specie di corona. Appartengono a questa famiglia i virus dell'influenza, i virus del gruppo MERS, dall'acronimo Middle East Respiratory Syndrome, ossia i virus della sindrome respiratoria del Medio Oriente, i virus della SARS, SARS, ossia della sindrome acuta respiratoria severa, una malattia contagiosa delle vie respiratorie. A queste infezioni da coronavirus si è recentemente aggiunta la variante del nuovo coronavirus, SARS-CoV-2, che si è diffuso a partire dalla città cinese di Wuhan, l'epicentro dell'epidemia. Questo tipo di virus può provocare moderati disturbi all'apparato respiratorio, fino anche alla polmonite, e non risponde al trattamento con antibiotici. Gli antibiotici, infatti, non hanno effetti contro i virus e dunque non vengono prescritti in caso di infezione virale. Se stai cercando assistenza medica per te o per un'altra persona, consulta il tuo medico. Vuoi che ti dica i sintomi? Sì. I sintomi di coronavirus sono molto simili a quelli di una comune influenza e prevedono naso che cola, rinorrea, tosse, mal di gola, febbre, difficoltà respiratorie, ma solo in alcuni casi, talvolta possono degenerare in polmonite, specialmente in caso di anziani o soggetti immunodepressi. Se stai cercando assistenza medica per te o per un'altra persona, consulta il tuo medico. Vuoi sapere qual è la cura del coronavirus? Sì. Per il trattamento per il coronavirus non esistono degli specifici antivirali per contrastare l'infezione, solo trattamenti sintomatici o antivirali solitamente utilizzati per altre infezioni. Questi includono farmaci generici per il trattamento di dolore, come gli analgesici, della febbre, come l'aspirina, e del mal di gola, antinfiammatori e FENS. Tale virus non risponde però al trattamento antibiotico. Gli antibiotici, infatti, non hanno effetti contro i virus e dunque non vengono prescritti in caso di infezione virale. Inoltre, anche se non esiste ancora un vaccino per il coronavirus, si raccomanda comunque di vaccinarsi contro l'influenza stagionale, vaccino antinfluenzale. Gli studi in atto potrebbero però consentire di approntare un vaccino contro il nuovo coronavirus entro i prossimi 3 mesi. Se stai cercando assistenza medica per te o per un'altra persona, consulta il tuo medico. Desideri ricevere via email altre informazioni su questa malattia? Sì. Potrai trovare maggiori informazioni sulla malattia che mi hai chiesto nel sito www.pazienti.it. Per inviarti un'email è però necessario che io sia autorizzata. Vuoi procedere con l'autorizzazione? Sì. Ti ho inviato una card sull'app Alexa con la richiesta di autorizzazione. Vuoi che ti guidi passo passo? Sì. Prendi in mano il tuo smartphone e apri l'app Alexa. Finché lo cerchi io aspetto qualche secondo. Che mi ha messo? Fatto. Sei pronto con lo smartphone in mano? Sì. Bene, apri l'app di Alexa sul tuo smartphone. Fatto. Possiamo proseguire? Sì. Tocca sul menu in alto a sinistra e poi tocca la voce attività. Attività. Possiamo andare avanti? Sì. Troverai un messaggio da questa skill. Tocca su, aggiorna autorizzazioni e scorri fino in basso dove troverai la voce indirizzo email. Ci siamo? Sì. Tocca sul quadrato che vedi a destra della voce indirizzo email e poi tocca il pulsante blu salva autorizzazioni. Fatto. Ci sei? Sì.
Sì. Perfetto, ti ho inviato un'email con le indicazioni per accedere al sito www.pazienti.it e scoprire altre informazioni sulla malattia che hai richiesto. Grazie. Spero di esserti stata d'aiuto fino a questo momento. Utilissimo. Vuoi avere informazioni su un'altra malattia? No, grazie. Mi basta questo. Rispondi sì per chiedere informazioni su un'altra malattia, oppure no per uscire. No. Ok. Se avrai bisogno di altre informazioni in futuro, ti ricordo che potrai chiedermi di parlarti direttamente di una malattia. Potrai pronunciare, per esempio, Alexa, chiedi a pazienti.it della varicella. Interessante. Buon pomeriggio. A te, grazie. Ok Google, parlami della coronavirus. Mi dispiace, non ho capito. Ok Google, parlami del coronavirus. Morto. Mi dispiace, non ti posso aiutare. Ok Google, che cos'è il coronavirus? Dice Wikipedia, il SARS-CoV-2, chiamato anche nuovo coronavirus nCoV-2019 e conosciuto anche come coronavirus di Wuhan, è un virus facente parte del genere Betacoronavirus scoperto intorno alla fine del 2019, si tratta dell'ottavo coronavirus riconosciuto in grado di infettare esseri umani. Finita qua. Ok Google, puoi sapere se sono infetto dal coronavirus? Non ho capito, mi dispiace. Ok Google, come faccio a sapere se sono infetto dal coronavirus? Mi dispiace, al momento non so come aiutarti, sto ancora imparando. Ok Google, quante persone sono morte per via del coronavirus? Non ho capito. Ok, Alexa, quante persone sono morte del coronavirus? Secondo i dati del sito web di Johns Hopkins Center for System Science and Engineering di oggi, nel mondo il totale dei decessi legati a casi di coronavirus ammonta a 3.254 morti. Le nazioni maggiormente colpite sono la Cina con 80.271 casi e 2.981 morti, la Corea del Sud con 5.621 casi e 35 morti, e l'Italia con 3.089 casi e 107 morti. Perché tu sai e tu no? Tu dovresti essere più intelligente, direi. Invece, se ci fosse Sgarbi, arrivederci. Link, social, Facebook, Instagram, scrivi campanellina, ciao. Ci rinunci, dopo un po' ci rinunci. Eppure pensavo che fosse meglio, eh.